Buonasera. Sono juventino anch'io, comunque ho sentito lo scudetto. Sì. Tutti. E sono juventino. Ah sì? Bene, grazie. Come stai più sul quadro adesso? Buonasera. Grazie. Miglior Trapani? È vero, nel primo tempo non avevamo, stavamo troppo bassi, nelle uscite giocavamo a tre dietro e soprattutto con gli esterni, cosa che non voglio che facciano i quinti, la cosa che non mi interessa che facciano i quinti, soprattutto a sinistra dove non potevo arrivare con la voce, c'era Rizzo che si abbassava troppo e questo non ci faceva ripartire bene come solitamente facciamo. Il Catanzaro giocava in ampiezza con due esterni che l'uno contro uno sono bravi, infatti crossavano spesso e questo ci metteva a rischio le situazioni. Poi nelle occasioni che abbiamo avuto siamo andati in vantaggio, penso che c'era un rigore su Scarsella importante, senza che dico un'eresia. Poi è una squadra che sta diventando un po' più cinica, no? Prima eravamo belli, facevamo volume di gioco, tiri in porta, però raccoglievamo poco. Adesso stiamo diventando pratici. Oggi è una partita difficile, io avevo detto tutta la settimana che ne parlavamo che questo campo vincere qua non era facile perché c'era una situazione, un cambio allenatore, l'entusiasmo, uno slancio a livello emotivo, quindi ho detto bisogna vincere tatticamente ma soprattutto vincere caratterialmente, se miglioriamo questo allora facciamo un altro salto di qualità e devo dire che i ragazzi in 10 hanno fatto un'ottima partita sprecando poche energie, correndo bene, non concedendo tanti spazi e questo ha fatto sì che siamo riusciti a reggere quasi 45 minuti in 10 e non è facile. E poi si è avuto anche un paio di occasioni con Marras che ha fatto una gran parata al portiere. Sì, è una squadra che in questo sta crescendo. Per come l'ho visto ieri, l'esatto contrario della partita dell'andata, no? La partita dell'andata è stata una partita molto nervosa, molto giocata anche probabilmente di impeto. Invece questa è stata una partita molto ragionata da parte vostra, in cui avete forse anche fatto sfogare un po' di Catanzaro nella prima mezz'ora, poi vi siete cinici, bravi a colpirlo. Insomma, questo forse è il vero merito del Trapani, che tra l'altro è venuta a vincere anche sì, è vero, l'andata mi ricordo e ancora c'è un segno qua perché vince il primo tempo, veramente abbiamo fatto un primo tempo strepitoso, si vinceva 3-0, il secondo tempo se dura altri 10 minuti si perde la partita e spesso ci è capitato anche a Matera la stessa cosa, è una squadra che ancora non aveva trovato l'equilibrio giusto, cioè si specchiava sulla bellezza, sulla velocità, sulle giocate. Adesso stiamo cercando di diventare più essenziale, sprecando meno energie, però essere più incisivi sui particolari. E ultimamente lo stiamo facendo molto meglio, perché è una squadra che ha soprattutto alternative e soprattutto è una squadra che sta prendendo consapevolezza di fare una rincorsa importante dove non si può sbagliare poco o nulla, quindi non possiamo concedere agli avversari sia in casa che fuori pochi punti, quindi bisogna essere pratici, è aumentata l'attenzione, l'organizzazione, la voglia di fare e soprattutto la determinazione, perché oggi è la dimostrazione, appunto giocando in 10 non era facile, perché a un certo punto Catanzaro giocava con 4 punte. Non ho voluto aggiungere il terzo difensore perché ho preferito che aumentasse l'attenzione e la possibilità di fare anche il terzo gol, perché non volevo che ci schiacciassimo troppo dietro. Va bene, grazie. Ok, buon lavoro, arrivederci.